Allora, siccome c'è la gara di enduro internazionale elettrico proprio a Varazze, cioè nel paese in cui abito io, ho deciso di non starmene a casa e seguire un po' come funzionano queste gare di elettrico. In particolare seguo il mio vecchio maestro Bruno Zanchi. Sono qua in partenza di PS1 e Bruno si sta concentrando e lo seguiremo un po' in tutte le speciali e vediamo un po' come funzionano bene queste gare di elettrico mondiale. Trenta secondi. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ok, Bruno è partito in PS1 e adesso andiamo a vedere un po' cosa dice tra la 1 e la 2, come è andata la prima speciale e come si sente per le altre. Fine PS1, come è andata, Bruno? Sì, dai, non male. Sono partito abbastanza deciso, senza esagerare nella partenza, perché l'ultima volta avevo spaccato la catena, perciò ho imparato sull'esperienza l'ultima volta che le prime 2-3 pedalate bisogna accompagnare senza strappare troppo. Ho guidato bene tutta la parte centrale, qualche piccolo errorino di anticipo di curva nella metà bassa, ma non ho perso gran parte di tempo, perciò positivo. Adesso andiamo ad attaccare la 2 e vediamo di far bene. Ciao, bene, dopo. Ciao. Ci siamo arrivati in fondo alla 2. Ho avuto un piccolo problemino questa volta. La catena è uscita lateralmente a sinistra della rotellina del cambio, il che vabbè, mi ha fatto perdere chiaramente un pochettino di aderenza nella pedalata, cose che succedono in una gara di super enduro, sono purtroppo piccole problematiche meccaniche che possono accadere, però l'importante è arrivare in fondo alla prova speciale, essere pronti per ripartire e ci siamo. La bicicletta ora è a posto, andiamo a giocarci PS3, vediamo come andrà. 2, 1, vai! Allora, la prima giornata è finita, Bruno è arrivato sano e salvo in tutte e tre le speciali, e com'è andata allora? È andata abbastanza bene, dai, sono contento, ho fatto un settimo assoluto, dovrei essere primo dei vecchi, e è stata una giornata abbastanza particolare perché col fatto, come ben sai Franci, che non abbiamo avuto tanto modo di provare le piste, è stata un po' una guida così, un po' improvvisata, chiamiamola in questo modo. Alla cieca, normalmente un pilota guida il suo 80%, 80-85%, cerca di rilanciare dove vede un pochettino di più, però nei punti tecnici guida all'80-85% senza sbagliare. Perciò forse questo mi ha dato modo di ottenere un buon risultato senza pagare per più secondi. Sì, infatti non sei molto lontano da qui. Sì, calcolando che ho preso mezz'ora, però no. Allora, siamo a trentina di secondi, domani vediamo di far bene. Bene, bene. E l'ultima speciale che hai fatto com'era? L'ultima speciale perché, che ho fatto? Perché, scusa, è quella che si chiama Hard Rock, che arriva esattamente a casa mia e quindi ce l'ho un po' a cuore, vorrei sapere lui cosa ne pensa. Hai ragione, assolutamente. Il fatto che arrivi a casa tua sicuramente è molto interessante, perché ci fermiamo questa sera e mangiamo e beviamo e ringraziamo papà Alberto e la mamma per la grande ospitalità. È una discesa old style, una discesa con sassi, molto incazzata, abbastanza ripida, veloce. Tu calcola che per questa prova speciale mi sono messo ancora come i tempi da pettorina. Non so se sono i primi segnali che divento vecchio o i primi segnali che sono più prudente del solito. Però divertentissima, perché saltavo a destra e a sinistra e perciò molto bella. Quasi come un bambino. Quasi come un bambino, bravo. La sciacca! Sì.
partire. Azione! Come sai l'elettrica adesso tira molto e anch'io mi sono un po' incuriosito. Magari tra qualche anno, tra un bel po' di anni, quando sarò vecchio, mi interesserò per qualche gara e vorrei sapere un po' come funzionano. Sono simili alle gare di enduro muscolare o diverse? Allora Franci, la situazione è questa: innanzitutto, prima di venire a fare l'elettrico col vecchio, devi vincere almeno un campionato italiano, almeno un campionato italiano di super enduro. Dopodiché che hai la maglia di campionato italiano super enduro, puoi anche venire a fare le gare con i vecchi con l'elettrico. Comunque, voglio smentire il concetto che chi fa le gare con l'elettrico, tra virgolette, fa queste gare perché il fatto di avere una bicicletta con la pedalata assistita agevoli chissà quanto la situazione. Diciamo che tendenzialmente ci sono gli stessi atleti che partecipano nelle gare muscolari, perciò il livello degli atleti è un livello altissimo. Il fatto di utilizzare queste biciclette chiaramente permette di fare meno fatica a arrivare al punto di partenza del trasferimento, perfetto, ma ti assicuro che la prova speciale in sé è molto molto dura. Ma è dura perché vai oltre i 25 all'ora o perché è dura perché è pesante la bici? È dura per entrambe le situazioni, perché vai oltre i 25 all'ora, perciò l'assistenza del motore viene a mancare, perciò devi spingere una bicicletta, devi guidare una bicicletta che ha un peso specifico molto elevato. E dall'altra parte anche il fatto appunto di avere una bicicletta un po' diversa sia a livello di geometrie che a livello chiaramente di costruzione in sé implica il fatto che la difficoltà sostanziale è la somma di tutte queste cose. Però la cosa interessante, insomma, cioè è bello il motore che comunque ti agevola, ti dà una mano quando esci di curva, e la stabilità della bicicletta sono molto importanti, ti danno una sensazione secondo me di avere sicuramente il mezzo più in mano. È meno facile guidarla perché essendo così pesante è un po' meno facile guidarla, ma dall'altra parte hai la capacità tua di poter gestire il tutto. Ma nella maggior parte dei casi le speciali sono in discesa o anche in salita? Perché io da fuori dico, con l'elettrica sarebbe bello fare delle speciali in salita o comunque un po' tecniche da unire un po' tutti gli ambiti della bici, certo, elettrica. Certo, bellissima domanda, guarda. Abbiamo fatto queste tre gare che hanno racchiuso un po' il mondiale dell'elettrico di questo circuito. Abbiamo fatto Spagna, abbiamo corso in Francia, abbiamo corso oggi, stiamo correndo adesso oggi in Italia, a Varazze. E la prima gara è stata una gara molto tecnica e con dei tracciati in salita, con delle prove speciali in salita, dove ti posso assicurare che faceva la differenza avere una gamba stratosferica e essere veramente molto allenati. Okay. In Francia abbiamo fatto una gara di 70 km con dei posti incredibili, ma anche lì con dei trasferimenti molto tirati e in discesa con delle piste curatissime, favolose, dove addirittura ogni speciale cambiavi la batteria e ti facevi le prove, gli spostamenti in salita in turbo, ma molto molto tecniche, perché salivi nei punti dove c'erano delle mulattiere, perciò molto differente. Qua secondo me è un mix, qua hai una bella discesa, salita, punti abbastanza tecnici dove comunque esce anche il discesista, ma tendenzialmente l'atleta di enduro è un atleta dove c'è il 70% di forza e di prestazione fisica, 70 forse un po' esagerato, un 60%, un 40% di tecnicità e di bravo atleta in discesa. Ale! Mena, mena, mena! Ok, gara finita, premiazioni fatte, com'è andata allora? Ma direi abbastanza bene, dai, se vedi qua dal bottino di plastica che abbiamo portato via, direi di sì, dai, assolutamente. Bene, bene. Vittoria di tappa oggi nella categoria. Secondo nel circuito mondiale, perciò direi molto bene, dai, assolutamente molto bene. Positivo. Dai, alla prossima allora. Grazie mille, ciao Francesco. Ciao, ciao.